Allora, siamo presso il municipio di Castelguidone con il commissario prefettizio, la dottoressa Maturo. Dottoressa, qual è la situazione rispetto all'emergenza idrica che attanaglia il paese ormai da qualche giorno? Allora, io ieri pomeriggio, intorno alle ore 16, ho appreso di questa emergenza idrica. Mi sono tempestivamente attivata con il presidente della SASI, ex sindaco Basterebbe Gianfranco, il quale ha detto che già si erano attivati per risolvere il problema. Purtroppo c'è una pompa rotta. Hanno portato alla riparazione questa pompa. Quindi, dottoressa, mi perdoni, una pompa che rifornisce il serbatoio. Sì, ed è in riparazione. Si tratta di un 3 giorni di razionamento dell'acqua che correrebbe nei rubinetti dalle ore 7 di mattina fino alle ore 12. Siccome la pressione è scarsa, allora nella parte bassa del paese affluisce l'acqua, nella parte alta, tipo Colle San Rocco, rimangono i rubinetti ancora a secco. Allora, stamattina sta per arrivare un dipendente della SASI, il quale provvederà, dietro mia sollecitazione, a chiudere l'acqua nella parte bassa e a cercare di far arrivare un po' di acqua pure nella parte alta del paese. Inoltre, stanno arrivando adesso, sono già in viaggio, due autobotti da San Salvo che vengono a rifornire le famiglie più in difficoltà. Io sto scrivendo in questo momento un avviso pubblico che appiccicherò Nei locali, nei luoghi pubblici, ai pali della luce, per far leggere a tutti, perché non è che abbiamo tanti bar, tanti locali. Quindi nella parte alta del paese saranno messi questi avvisi vicino ai pali elettrici. E poi sarà fatto pure qualche mail, qualche WhatsApp alle persone un po' più rappresentative, proloco, associazioni, di modo che Ecco, dottoressa, il disservizio insomma, va avanti, è iniziato nella giornata di venerdì, credo, almeno questo dalle io segnalazioni. non l'ho saputo proprio, sono stata qua martedì scorso, poi nessuno mi ha detto niente. Ecco, ma dalla SASI non sa se hanno ricevuto comunicazioni di disservizio. Penso che l'hanno ricevuto perché quando io ho chiamato ieri pomeriggio, appena appreso della cosa, il presidente ha detto già stiamo provvedendo. Evidentemente o hanno appreso dalla stampa, dall'eco dell'Alto Vastese, che io purtroppo non avevo visto, non sapevo neanche che ci fosse questa emittente in loco. Forse l'avevano appreso perché già si erano attivati. Comunque aspettiamo pure a breve la visita del prefetto e quindi evidenzieremo tutte queste cose, A insomma. breve, no, non oggi, evidentemente, nei prossimi giorni. Salvo imprevisti, è calendarizzata per il 2 agosto la visita del prefetto e con qualche altra autorità, vediamo un po' per far funzionare un po' il paese alla meglio perché stiamo nelle ristrettezze economiche, forse le più critiche, proprio non abbiamo nulla. E dobbiamo provvedere a far funzionare i servizi minimi in base agli appalti già fatti, agli affidamenti già fatti, e stiamo facendo degli affidamenti diretti, veloci, per cifre Irrisorie basse. irrisorie, sotto i 10.000 euro, per ripulire un po' tutto il paese Perfetto. e con priorità il cimitero. Perfetto, grazie.